Buongiorno a tutti, bentrovati alla conferenza di presentazione di Nicola Kalinic. Prima di iniziare con le domande al giocatore, lascio la parola alla direzione sportiva, qui rappresentata da Morgan De Santis. Grazie. Buongiorno e benvenuti. Oggi presentiamo Nicola Kalinic, punta centrale che abbiamo scelto perché sa interpretare il ruolo in tutte le sue forme. E sappiamo anche in funzione della sua esperienza passata in Italia che ci potrà dare una grandissima mano. Non avrà nessun tipo di necessità di ambientarsi e quindi siamo convinti di aver rinforzato la squadra anche in questo settore. Vi lascio la possibilità di togliervi tutte le curiosità. Buon lavoro. Iniziamo con le domande. Roma TV, Paonessa. Eccomi Nicola, benvenuto alla Roma prima di tutto. Ti volevo chiedere se ci racconti un po' la trattativa con la Roma, come è nata, come l'hai vissuta e poi cosa significa per te tornare nel campionato italiano. Buongiorno, io sono molto contento per essere qui. Per me Roma è una grande squadra, grande club con grande storia. Per me questa è nuova nuova avventura, sì. Spero che faccio bene. Roma Radio, Cenzi. Benvenuto, ci puoi dire quali sono i tuoi obiettivi personali per questa stagione e quali invece gli obiettivi di squadra? I miei obiettivi sono che vediamo, prima voglio che senza infortunio, perché io ultimi 2 anni non ho giocato molto e questo è importante che quest'anno gioca di più e vediamo, per squadra andiamo partita per partita, non vuol dire che vinciamo adesso, non so, Europa, Liga o... sì, Roma come club vuole giocare Champions, però proviamo, vediamo, andiamo partita per partita e dopo vediamo cosa succede. Il tempo, Biafra. Ciao Nicola, benvenuto. Il tuo nome è stato fatto intorno a Ferragosto per un possibile trasferimento alla Roma. Alla fine sei arrivato a Fiumicino a meno di 24 ore dalla scadenza del mercato. Hai temuto che potesse saltare questo trasferimento? Ah, sì, questo era l'ultimo giorno, però fortuna che sono adesso qui e... non so cosa posso dire, che sono molto contento per essere qui e sono importante. Una domanda per De Santis, visto che lei sappiamo che si è occupato del mercato dei giovani, sono stati piazzati praticamente tutti in prestito o ceduti, che cosa è successo con Biandà che sembrava vicinissimo al ritorno in Francia e poi si è infortunato ed è rimasto qui a Roma? Grazie. Ma innanzitutto siamo soddisfatti di quello che è successo in sede di mercato, se consideriamo i ragazzi che sono usciti dalla primavera, a cui abbiamo dato la possibilità di andare a costruirsi una carriera, noi speriamo il più importante possibile. Per quello che riguarda il caso particolare di William, abbiamo convenuto che la cosa migliore per lui fosse quella di rimanere un altro anno nella Roma, per migliorarsi e per continuare a crescere, anche in considerazione della problematica che ha avuto lui a fine luglio nell'amichevole con il Rieti. Quindi non ci sembrava il caso di esporlo a dei rischi che avremmo corso non avendolo più sotto il nostro controllo, sotto il nostro occhio. Contiamo assolutamente di migliorarlo, lui è convinto ed era assolutamente felice di rimanere a Roma, quindi in questo senso sarà un assoluto rinforzo per la primavera con finestra sulla prima squadra, perché il ragazzo è di valore. Il romanista Moglio.
Ciao Nicola, benvenuto a Roma. E la Roma negli anni scorsi ha avuto nelle alternative in attacco un difetto di personalità. Tu ti senti un giocatore di personalità? Credi che la Roma ti abbia scelto anche per questo? Grazie. Sì, io già ho giocato in Serie A e c'è esperienza di giocare in Italia, però qui anche sono tanti importanti giocatori e grandi attaccanti, sono, per esempio Dzeko che gioca ultimi 4 anni, penso che gioca sempre bene, spero anche che io possa fare bene, però vediamo. Gazzetta Zucchelli. Eccomi, buongiorno. Io volevo chiederti a proposito di Dzeko. Negli ultimi 4 anni lui ha giocato una media di 45 partite a stagione. Se tu questo ha pesato nella tua scelta e se l'hai sentito in questi giorni? Vediamo come giochiamo. Non so, se io sapevo che lui gioca sempre, lui è per me un grande attaccante, però vediamo, mister decide come giochiamo, se giochiamo con una o due punti, vediamo, però io sono qui per lavorare e vediamo cosa succede. L'hai sentito Dzeko in questi giorni? Ci hai parlato? Io sì, ho parlato con, sì, sì, tutti i giorni. Ti ha convinto? Sì, sì, sì. D'Ubaldo, Corriere dello Sport. Sì, buongiorno, è ben arrivato. Volevo chiederti, nella tua carriera tu sei sempre stato abituato a giocare da punta centrale e credi che con un'altra centravanti riusciresti a interagire bene? L'altra cosa, nell'Atletico Madrid di Simeone hai fatto fatica, credo anche per una questione tattica, una squadra abituata a lanciare molto il pallone avanti, invece tu sei un centravanti in certo modo come Dzeko, che preferisce e dialogare con la squadra, di aprire i varchi per i compagni, così. Sì, anche in Fiorentina sono giocato 4-3-3, io sono giocato sinistro quando era allenatore Sousa, e per tutte ruole i avanti sono bene per me, però sì, io ho sempre molte partite gioco con una punta solo, però posso anche giocare con due, anche in Atletico giochiamo con una punta, perché in Atletico Ciolo è un allenatore come italiano, lavora sempre tattica, con contrattacca giochiamo, però sì, contropiede. No? Però per me è una buona esperienza lavorare con lui. Una domanda per De Santis. Ciao, volevo chiederti, nelle operazioni del settore giovanile, avete il rimpianto, in qualche modo il dispiacere di aver perso Cangiano, che è un giocatore di grande qualità? Evidentemente è stato un sacrificio. La direzione che è stata presa all'interno del settore giovanile è quella di fare in modo che tutti i ragazzi che iniziano e devono completare un percorso del settore giovanile nella squadra primavera possano comunque mantenere un livello alto anche con un parametro nuovo di stipendi. Quindi quando ci sono delle aspettative, delle ambizioni che superano questi parametri, la Roma da adesso in poi non farà più un certo tipo di trattative, perché il presupposto è che già i nostri parametri per i ragazzi della primavera sono molto alti. Abbiamo verificato, l'ho fatto anch'io in questi 4 mesi di operatività sul mercato, che avere dei ragazzi della primavera giovani con contratti economici molto alti, crea un
certo tipo di problema nella collocazione e nel percorso di questi ragazzi quando escono dal settore giovanile della Roma. A questa cosa qui possiamo porre rimedio soltanto circoscrivendo dei nuovi parametri, come abbiamo fatto, che ripeto sono molto alti, e quindi daremo la possibilità a tutti i giocatori del settore giovanile della Roma che completeranno un certo tipo di discorso all'interno di questi parametri di mettersi in mostra. Con gli altri siamo disponibili evidentemente a trovare una situazione che soddisfi sia il giocatore che la Roma. Prego. Centrosuono, Carboni. Buongiorno Nicola, benvenuto chiaramente. E hai parlato e hai citato Sousa. Ti chiedo se vedi delle similitudini tra Sousa, e quindi uno dei periodi più belli della tua carriera, e proprio Fonseca, e in che modo pensi che Fonseca ti possa migliorare, visto che sei un giocatore molto completo già. Sì, io conosco bene, mister Fonseca, perché lui lavorare in Shakhtar Donetsk, io quando era... Anche io ho giocato in Ucraina, però penso che lui è, penso che è simile come Sousa, vuole giocare con palla, vuole possesso. Penso che per me questa sarà... mi piace quando giochiamo così, però vediamo. Rocchetti, Teleradio Stereo. Buongiorno Nicola, ciao. Ti volevo chiedere, in passato Spalletti ti ha elogiato quando allenava la Roma, tu sei stato vicino alla Roma in passato e poi sei sentito Fonseca prima di approdare qui? Non lo so se era vicino alla Roma, però anche questa domanda seconda, no, prima non ho parlato, adesso parliamo, però prima no. Possibile una domanda De Santis, se Riccardi è stato veramente vicino al trasferimento alla Juventus in una trattativa con Rugani? Mai, mai abbiamo pensato di privarci di Riccardi, così come degli altri nomi che sono stati fatti. Mi riferisco a Celar, Bois e Calafiori. Mai. Perché la Roma, come ha sempre fatto e come continuerà a fare, se ha nel proprio settore giovanile dei prospetti importanti, se li tiene e cerca di fargli il percorso giusto. Quello che ho spiegato prima nell'altra domanda, un percorso giusto che prevede comunque dei nuovi parametri di crescita. All'interno del settore giovanile, noi abbiamo avuto, la Roma ha avuto per tanto tempo ragazzi romani e romanisti. Adesso si è un po' globalizzato anche il nostro settore giovanile, però deve rimanere un concetto chiarissimo, che chi vuole rimanere nel settore giovanile a Roma, chi rivendica il diritto di essere romano e romanista, lo deve dimostrare non soltanto a parole, ma anche nei fatti. Per questo si parlerà di parametri e di concetti etici, morali e culturali rigorosi all'interno del settore giovanile. Grazie a tutti, buona giornata. La maglia è senza, no? La maglia è senza.